Altro film, altra recensione, The Yin Yang Master Dream of Eternity. È arrivato su Netflix una settimana prima di quanto avessi capito ed essendo un film fantasy di produzione cinese non potevo evitarne la recensione. Parto subito con una richiesta per voi, guardatevi le grafiche che stanno apparendo perché sono per me fondamentali. Questa recensione arriverà pure sul podcast di Fantascientificast, spero entro fine mese, assieme a quella precedente su Space Sweepers e ad altre cose inedite, non perdetevela quindi. Ora però partiamo subito con questo film cinese The Yin Yang Master, uscito il giorno di Natale 2020 nei cinema cinesi, ma girato e completato nel 2018, un film che si basa su di una saga fantasy giapponese che va avanti da una trentina d'anni e che ha avuto diverse incarnazioni. Si chiama Onmyoji. Da noi questo film è disponibile su Netflix e devo dire di averlo trovato molto interessante, ma soprattutto un ottimo innesto per il catalogo della grande N, che sul fantasy non stava sfornando chissà che cosa ultimamente, ed era un peccato dal mio punto di vista. La prima cosa di cui voglio parlarvi è l'ambientazione storica di questo film. Siamo in una Cina imperiale non ben definita e si fa grandissimo uso di green screen per rendere mastodontiche scene di lotta che fra l'altro ci troviamo subito nei primi minuti. Devo complimentarmi per la riuscita visiva di queste scene, anche se non sono perfette come tante nei blockbuster made in Hollywood, ma il risultato è comunque visivamente accattivante e coinvolgente e pertanto non ci si può lamentare. Salto di qualità, a mio avviso, non è tanto nelle scene di computer grafica, ma nella cura delle ambientazioni fisiche tradizionali dell'area asiatica. Le scene della città imperiale di notte, vicino al fiume, con le barche, le case tradizionali ben disposte, la luce delle lanterne, gli alberi in fiore, mi hanno letteralmente ammutolito, trasmettendomi una profondità emotiva, anche grazie alla musica del flauto, che per un occidentale che non è abituato a tutto questo, e forse nemmeno i cinesi moderni lo sono più, mi ha veramente dato quel qualcosa di estremamente coinvolgente, anche se qualche personaggio sullo sfondo era un po' appiccicato lì. Sempre su questo ottimo livello è anche il Palazzo Imperiale, dove si svolge praticamente tutto il film. Si vede che l'ambientazione e le luci sono praticamente sempre reali, come i bellissimi vestiti tradizionali dei personaggi. E io più volte mi sono perso a guardare la bella costruzione nel suo insieme. Sicuramente quel qualcosa in più per un film d'azione che si rivela comunque essere qualcosa di particolare. Arriviamo quindi al momento della trama. Si inizia subito col nostro protagonista, Qing Ming, che viene elogiato dal suo maestro dicendogli di non aver mai visto uno con le sue qualità. Eppure poco dopo lo rimprovera per non saper fare un incantesimo di protezione che è alla base dell'insegnamento. Praticamente è l'opposto di Harry Potter, che sa solo fare potentissimi Patronus, ma è una chiavica totale in tutto il resto. A questo punto arriva il serpentone, una rappresentazione di un demone che si ciba delle emozioni umane. Si riesce a confinare quest'ultimo nella città imperiale mettendo 4 totem a protezione dei confini. Il demone però si scopre essere dentro al corpo dell'imperatrice, che ha deciso di sacrificare la sua esistenza per impedire che invada il mondo. Ovviamente però dopo diversi anni inizia a fare fatica a contenerlo e vengono chiamati 4 maestri, tra cui Qing Ming, per riattivare i totem protettori per tenere il demone confinato. Da qui però inizia la nostra storia, con uno di questi maestri che subito viene ucciso da un demone che sembra cugino It della famiglia Adams. Da questo momento la trama diventa un classico investigativo, dove tra la scoperta di magie e sotterfugi e anche siparietti comici i maestri si spiano, si attaccano e si alleano per trovare il bandalo della matassa e capire realmente che sta succedendo. Ci sono scene d'azione, soprattutto quella finale non da poco, ma per la maggior parte del tempo il film è tranquillo e pacato, prendendosi i suoi tempi ma senza essere pesante per lo spettatore, con una bella costruzione di intrighi di palazzo che svelano trame e risvolti inaspettati, soprattutto d'amore ed amicizia.
come dicevo, una battaglia finale epica, ma un finale che ci riporta all'inizio, chiudendo un cerchio nell'esperienza ed evoluzione del nostro personaggio principale, Qing Ming. In conclusione, si tratta di un film particolare, forse non per tutti, che nelle sue più di 2 ore non ti annoia, anche se a tratti sembra sballottarti da una parte all'altra con continui rovesci di fronte. Certamente da non perdere per chi vuole addentrarsi in una visione più mitologica dell'area cino-giapponese e delle loro forti influenze reciproche. Sicuramente non perfetto, è però un prodotto più che consigliato anche per prendere una boccata d'aria dalle solite produzioni supereroistiche di Hollywood. Voi ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguite il link per supportarmi e date un'occhiata ai miei social. Intanto attendete venerdì, dopo cena, che arriverà una vera mitologia giapponese con Moscatello, che ci parlerà del K. Nel frattempo vedo anche di trovare altri bei film o serie da recensire per il prossimo futuro. Ciao!